Io inizio il mio impegno da un'interlocuzione con tutti i settori merceologici della città, quindi sicuramente vorrò ascoltare le associazioni di categoria, vorrò ascoltare appunto i commercianti, i pescatori, vorrò parlare con il mondo dell'agricoltura, del turismo, gli albergatori, vorrò sicuramente prendere tutte le informazioni che ci servono per fronteggiare questo momento. Io mi inserisco in giunta in corsa. Perché ovviamente il percorso che ci vede dalla fine legislatura è quello di 2 anni e mezzo, tanto lavoro è stato fatto precedentemente, quindi ovviamente parlerò anche con il Presidente della Commissione delle Attività Produttive come prima cosa per capire quello che è stato fatto, per recepire eventuali proposte che sono state fatte in Commissione, per cercare di tradurre queste proposte in appunto atti amministrativi e in indirizzo politico. Questo è un periodo molto critico per occuparsi delle politiche sociali perché si tende a richiudere, invece bisogna mantenere l'umanizzazione dei servizi cercando assolutamente di coinvolgere il terzo settore che è quello che ha il termometro della situazione territoriale, molto più degli uffici. Questo si può fare attraverso anche i tavoli dei piani di zona, che sono un ottimo osservatorio per il bisogno del territorio. E non, sicuramente le esigenze sono tante, stanno aumentando con il Covid e questo è preoccupante, è una situazione molto preoccupante perché c'è maggiore povertà, c'è bisogno della casa, le persone che non possono più pagare l'affitto. Quindi bisognerà assolutamente fare un maggiore coinvolgimento del terzo settore.